Fabrizio, e io ci sto. Anche quest'anno il cinema all'aperto? Sì, quest'anno siamo giunti alla quarta edizione e, come abbiamo già accennato in alcune uscite, abbiamo, diciamo, riconsolidato quelle che sono le tematiche che abbiamo affrontato negli ultimi anni. Quindi andiamo ad approfondirle quest'anno con una serie di eventi che vanno dall'intrattenimento al cinema vero e proprio, diciamo, con la presenza di registi, autori e scrittori. Quest'anno rispetto agli altri anni abbiamo anche una, diciamo, nuova location che sveleremo nel corso della conferenza stampa e che appunto, diciamo, che appunto è la Villa Comunale, in cui siamo già stati lo scorso anno, e Orto Tellini. Orto Tellini è una zona, diciamo, che il comune, insieme alla provincia, stiamo cercando di rivalorizzare perché essendo al centro della città ci dà l'opportunità innanzitutto di uno snodo centrale per quelle che sono le persone che possono venire e soprattutto è un luogo, un parco fondamentalmente che può essere riutilizzato soprattutto per queste attività. Collaborazione col comune di Crotone. Anche quest'anno il comune di Crotone, diciamo, ci segue, è il secondo anno di fila, l'anno scorso era un semplice partenariato, quest'anno invece hanno appunto fatto questo bando finalmente in cui noi abbiamo partecipato e ci hanno dato questa possibilità. Il comune di Crotone e anche la Calabria Film Commission ci stanno seguendo da diversi anni e capiscono l'importanza che il cinema può avere per la Calabria e soprattutto per questa città come Crotone. Quante serate avete organizzato? Saranno 6 serate, la suddivisione avviene in 2 a luglio, quindi 26 luglio la prima alla Villa Comunale con questo live talk show Let's Kiss, in cui ci saranno Fabio Canino, ci sarà Priscilla, la drag queen più famosa d'Italia, che presenta appunto Drag Race Italy su TV8. E sarà una serata di intrattenimento allo stato puro dove si affronterà appunto la tematica dell'identità di genere, una tematica che noi abbiamo affrontato già nelle scorse edizioni e che ha avuto un grande successo soprattutto tra le persone. Il 31 luglio al Museo dei Giardini di Pitagora avremo una mostra fotografica collettiva a cura di Giada De Martino e successivamente avremo 4 serate dal 29 agosto fino all'1 settembre, tutte a Orto Tellini. Qui all'interno di queste serate ci sarà cinema, intrattenimento e l'area sarà divisa in 2 sezioni, un'area relax dove le persone potranno stare lì prima della proiezione e poi l'area cinema dove appunto ci saranno le proiezioni.